Si sia abbracciato con Berlusconi per questa legge evidentemente elettorale. Evidentemente il simile attrae il simile, c'è una corrispondenza d'amorosi sensi, non è una questione nostra. Riabilitare qualcuno che anche con il voto dei renziani era stato espulso dal Senato. Così proprio? Sì. Neanche quando non sa neanche la domanda, dice già che non risponde. Bravo, andiamo. Io ho solo una domanda, avete deciso di non partecipare alla formazione della legge elettorale? Magari il caffè l'ha un po' addolcita. Perché ne avete detto no all'accordo con Renzi sulla legge elettorale e adesso lui la fa con Berlusconi? Il rischio non è che rimaniate fuori dai giochi? Manuti, perché non risponde come gli altri politici? Io parlo con i giornalisti veri. Ah, con i giornalisti veri! Lei ha criticato il mancato accordo fra voi e Renzi sulla legge elettorale. Lei ha detto che abbiamo perso un'altra opportunità di cambiamento. Sì. È inutile lamentarsi dopo che fanno gli accordi con il pregiudicato. Uno ci si sediva al tavolo. Perché i suoi colleghi invece hanno deciso di chiudere la porta a Renzi? Ma io non so neanche se sono stati i miei colleghi, non c'è stata nessuna votazione. Perché effettivamente. Quando arrivano i post sul blog, dopo alla fine tutti si autoconvincono e seguiamo questa linea. Non abbiamo fatto mai un'assemblea dei parlamentari né coinvolto gli attivisti in questa. In questa e decisione, quindi è stata di una decisione, no, è una decisione un po' limitata ai nostri riferimenti a Milano e a Genova, quindi credo Casaleggio e Grillo. Beppe Grillo ha detto che io sono uno showman, che, detto da lui, mi pare un complimento. Ecco, vorrei dire al collega showman, vorrei dire al collega, fino a quando, caro collega, senza citare Catilina, fino a quando continuerai ad abusare dell'intelligenza dei tuoi deputati, che sono persone, e dei tuoi senatori, spesso molto più appassionate di quello che anch'io pensassi, che continuano a dare, a qualcuno no, ma vorrei che facesse, che continuano a dare dei segnali, in questi giorni continuano a uscire elementi, grida di dispiacere per il fatto che 5 Stelle si sia autorelegato nel blog, che non possano uscire perché sennò hanno paura del blog, che non riescano a dire la loro, che non siano messi nelle condizioni di poter dare un contributo. Fino a quando, Beppe Grillo, continuerai a tenere chiusa a chiave la porta di quei voti, o forse il PIN, quando offriamo un accordo serio, trasparente, alla luce del sole, che non soltanto riduca di 1 miliardo, non di 40 milioni, di 1 miliardo i costi della politica, ma che dia finalmente all'Italia l'idea che qualcosa si muove, che le cose cambiano. Allora, Alessandro Di Battista, cittadino deputato, del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Grazie tra l'altro per prendersi sta tavola. Buonasera, grazie per avermi invitato. Allora. Vai. Ci dia subito il suo giudizio su Renzi e su quello che ha appena sentito da lui. La buona fe, una renziana, un paio di giorni fa ha dichiarato che non hanno votato la mozione Giachetti perché dovevano rispettare degli accordi rispetto alle riforme costituzionali con il condannato. La verità è che stanno d'accordo sempre. Io sono venuto qui in TV, non vengo volentierissimo, nel senso che non mi piace moltissimo il mezzo, ma ringrazio per avermi invitato, e non sono venuto qui a dire mezza verità. Il PD e il PDL stanno d'accordo da sempre. Napolitano è un presidente che sancisce l'accordo da sempre, gli inciusci. Noi siamo stanchi anche di parlare di Berlusconi. Berlusconi lo tenete in vita anche voi, non lei Santoro, ma i giornalisti che continuano a nominarlo. L'ha tenuto in vita il PD trattandolo sempre con i guanti, inciuciando, concludendo accordi, trattandolo come un cucchiaino. Non voglio via, io sono specialista, diciamo, di come dire, di rivitalizzazione di cadaveri, come è noto, quindi non voglio che lei mi faccia sconti di pena, non c'è assolutamente problema. No, non le farei mai sconti. Ecco, io quello che le... Che però una cosa, lei mi lasci dire questa cosa, che per me è fondamentale. Io sono entrato nelle istituzioni insieme ai miei colleghi per fare una cosa, per combattere anche contro la disonestà, contro l'immoralità, e è rappresentata anche da personaggi come Berlusconi e da chi l'ha tenuto in vita. E l'immoralità, Santoro, è come il letame, si deve trattare con la pala, non con i cucchiaini d'argento. Per quello noi non accettiamo compromessi con questa gente che ha
tolto il futuro a noi giovani e tolto il presente a delle persone anziane. Quindi non so se ci siamo chiariti definitivamente. Quindi lei vuol dire, diciamo, essere rigorosi su questo, oggi non fare incontri come quello che è stato fatto tra Renzi e Berlusconi, per noi è, come dire, una linea invalicabile della politica, è così? Bene, io sono entrato 10 mesi fa e pensavo che le istituzioni fossero marce, onestamente non a questo livello. Questa Repubblica è nata anche dalla trattativa Stato-mafia. Abbiamo un Presidente della Repubblica che quando era Ministro dell'Interno non ha fatto nulla rispetto alla Terra dei Fuochi, si è lasciato scappare Licio Gelli, è stato rieletto con i voti di Berlusconi, convoca la maggioranza per parlare di legge elettorale dimenticando l'esistenza di un'opposizione di 9 milioni di voti e lo fa andando oltre il proprio mandato. Due condannati, uno per danno erariale in primo grado e l'altro in via definitiva per frode fiscale, un ladro della collettività, io lo chiamo il principale condannato dello schieramento a noi avverso, Berlusconi, cioè uno schieramento globale, si incontrano e parlano di legge elettorale al di fuori del Parlamento, il luogo della legge. Abbiamo un ministro della giustizia che fa le telefonate potenti, abbiamo un ministro dell'agricoltura che cerca di piazzare qualcuno nei suoi bar, cioè poi la banalità della corruzione. Questa è la Repubblica Italiana e voi chiedete a noi di scendere a compromessi. Oggi il compromesso con questa gente per me è un suicidio. L'intransigenza è l'unica strada che ci potrebbe portare alla vittoria. Io non so se con l'intransigenza vinceremo. Sono convinto che con l'assenza di intransigenza perdiamo. Perché in quel palazzo se tu ti mischi a loro e ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano in 448 come la Lega, sei diventato parte del sistema. Noi non siamo entrati lì dentro per diventare parte del sistema, ma per cambiarlo in modo democratico e non violento. Allora, si è capito, però per favore, se no faccio fatica, però capisco, però non interferite nemmeno con me, perché se no non ha senso, non dobbiamo interferire troppo, però anche io qualche interferenza in meno mi aiuta. Allora, abbiamo capito, c'è questo discrimine netto che voi ponete sulla questione di Berlusconi. Berlusconi è stato dichiarato decaduto, per voi una politica che coinvolge una persona dichiarata decaduta dal Parlamento è una politica che non riuscite nemmeno a prendere in considerazione, no? Quindi abbiamo capito, però Renzi le faceva un altro rimprovero, cioè di essere arrivato a questo incontro con Berlusconi proprio perché voi rifiutate anche di parlare con lui, cioè quindi e impedite a quelli che vorrebbero dialogare con Renzi di farlo. Quindi questo è un punto importante, cioè Berlusconi, l'abbiamo capito, è condannato e voi non volete che ci siano rapporti con i condannati. E quest'altra cosa qua come la spiegate? Le abbiamo sentiti, non è che è solo Renzi ad averlo detto, anche a Giulia hanno praticamente confermato che loro avrebbero voluto stabilire un tavolo per capire in che modo fare una riforma con voi. C'è qualcuno certamente all'interno del gruppo che ha delle idee differenti dalla maggior parte del gruppo. Io non so se voi sapete che il mio collega Danilo Toninelli ha lavorato ad una proposta di legge, l'abbiamo depositata per primi. Perché Renzi non ha letto quella? Perché Renzi non porta le sue proposte di legge in Commissione Affari Costituzionali? Noi qualsiasi cosa arriva in Parlamento la vagliamo e se è di buon senso la votiamo. Non è mai stato fatto. Il discorso è che non ci fidiamo di loro. Io, durante i giorni, per me sono stati drammatici i giorni di Rodotà, drammatici. Perché ho provato, altro che scongelato, io ero iper scongelato, ho provato a parlare con decine di deputati del PD, la Madia, la Moretti, la quale l'abbiamo incontrata in lacrime sotto il Palazzo dei Gruppi e ci diceva, dopo che hanno impallinato Prodi, che dobbiamo fare noi? Votate Rodotà domani e si apriranno praterie di governo. Il giorno dopo la Moretti ha votato Napolitano e si spellava le mani e in Parlamento ci guardava con l'idea abbiamo vinto noi, voi non ce l'avete fatta, avete perso. Ma non ha perso lì il Movimento 5 Stelle, ha perso il popolo italiano. Domani si voterà in Parlamento la fiducia al decreto che permetterà di regalare da parte dello Stato 7,5 miliardi di euro alle banche private e i renziani domani voteranno la fiducia. Oltretutto si parla molto di legge elettorale anche per nascondere dall'attenzione dell'opinione pubblica una tematica così importante. Renzi parla di un miliardo, tra l'altro sbaglia i conti perché non sa nulla, perché è una persona intellettualmente timida. E sbaglio i conti. Come timida? Sì, è timido perché non posso usare... Timido non gli ha mai detto nessuno. Intellettualmente. Questa è una novità, cioè, nel senso che proprio. Pensa di avere l'intelligenza diabolica di Berlusconi, ma non ce le ha quelle capacità. E Renzi non conosce neanche i conti del Senato. Il Senato non costa un miliardo.
Renzi dovrebbe semplicemente restituire allo Stato, ai cittadini italiani, 2,7 miliardi di euro. Però, dovrebbe fare quello che faccio io. Però, ad onor del vero, quello che dice Renzi sul miliardo riguarda la manovra complessiva dei tagli che lui propone per la politica. Non e mentre lui Senato, propone questa manovra, una legge di riforma costituzionale da fare con Berlusconi, oggi in Parlamento, domani i suoi deputati renziani voteranno la fiducia ad un provvedimento che regalerà 7,5 miliardi di euro a delle banche private. Di che cosa stiamo parlando? Della follia. Cioè il mondo vero non è quello degli slogan televisivi, delle battutine da circo o delle prime pagine dei giornali che riprendono e descrivono Renzi come se fosse qualcuno dell'opposizione. Renzi è il leader del governo, del partito che sta governando in questo momento. Se volesse, domani i suoi renziani non la votano questa porcata. Allora di questa gente noi non possiamo fidarci, su perché questo, ci dicono una cosa e ne fanno un'altra. Dibattito, lo apriamo dopo. Senta, mi dico un'ultima cosa per il momento, perché poi vorrei che lei tornasse dopo. Allora, voi volete andare a votare subito, no? Poi dopo sentiremo Grillo e lui ce lo ribadisce. Cioè voi volete, il prima possibile per voi, insomma, domani, votereste domani. Allora, se noi andiamo a votare domani, noi l'unica possibilità che abbiamo, se non facciamo una legge, è di votare con la legge che ci ha consegnato la sentenza della Corte Costituzionale, che è un proporzionale. In questo momento ci sono tre forze principali e poi ci sono una serie di altre forze nel Paese che col proporzionale sarebbero tutte rappresentate. Diciamo, io lo so che voi sognate che siccome Grillo farà l'appello e dirà siccome io mi sono stufato, quindi o mi date subito il 52%, oppure insomma io lascio e mi torno a fare gli spettacoli in teatro. Ho capito, però il ricatto sarà forte, molti di noi saranno disperati, ma ci saranno pure quelli che pur di rivederlo in teatro magari non lo vanno a votare. Quindi la situazione sarà complessa ed è abbastanza improbabile che voi prendiate il 51%, cioè diciamo, tutto può succedere, tutto può succedere, siamo abituati anche ai miracoli in questo paese, però diciamo che il calcolo delle possibilità ci fa escludere questa eventualità in questo momento. Allora, poi vi rendete conto di quello che potrebbe accadere una volta che abbiamo votato, che però non riusciamo ad esprimere un governo? Berlusconi pregiudicato o non pregiudicato, però quelle altre due forze grandi questo problema se lo pongono. Cioè di non tornare poi al corpo elettorale e dire non ce l'abbiamo fatta. Questo problema voi ve lo ponete oppure dite no, votiamo e poi quello che succede, succede? Io me lo pongo tutti i giorni perché sono convinto che o andiamo al governo noi o il paese non cambia. Innanzitutto il proporzionale lo vogliono i cittadini che hanno votato in rete ed è la prima volta nella storia delle repubbliche che si è avviato un percorso del genere. Lei prima diceva altamente improbabile, per tanti era anche improbabile che prendessimo 9 milioni di voti senza soldi, senza la mafia alle spalle, senza la massoneria, gruppi industriali e anche gruppi criminali, e li abbiamo presi. La prossima campagna elettorale con questa legge, che comunque creerebbe un Parlamento costituzionalmente legittimo, in quanto verranno votati i prossimi deputati con una legge elettorale approvata dalla Corte Costituzionale. Alle prossime elezioni la campagna elettorale non la fa più Beppe, non la fa più soltanto lui, la fanno 160 parlamentari che in 9 mesi si sono formati e credono in questo paese. Io sarei disposto a morire per questo paese, i miei colleghi ugualmente, e vogliono mettere al centro le idee, l'onestà, la trasparenza, e ogni qualvolta in tutte le settimane noi andiamo, io non vado in televisione ma vado tutte le settimane in giro per le piazze italiane, e ogni settimana c'è sempre più gente che viene ad ascoltarci, che ci crede, che è preparata, che è trasparente. Allora, io non so se vinciamo le elezioni. So che tanto un Porcello, un Mattarello, un doppio turno, spagnolo, inglese, qua vinciamo solamente se riesce a cambiare la mentalità degli italiani, che capiscono che occorre oggi informarsi. Quindi in maniera voi volete la scommessa finale. Ma non serve Santoro il 51%, basta prendere un voto in più degli altri. Se noi prendiamo un voto in più degli altri, ed è possibile, il Presidente della Repubblica, che ci auguriamo non sarà Giorgio Napolitano, che io personalmente non stimo e rivendico il diritto di non stimare una persona, dovrà per forza dare l'incarico a noi. In quel caso andremo davanti al Parlamento con una bella proposta. Queste sono le cose da fare. Le leggi le abbiamo già depositate, a cominciare dal reddito di cittadinanza, sul quale hanno lavorato i miei colleghi di Commissione Finanze, che è già pronto la proposta di legge con tutte le coperture finanziarie, e in quel caso il Parlamento dovrà votarlo, e nel caso noi vincessimo, non con il 51, con un voto in più degli altri, gli altri partiti dovranno prendersi la responsabilità di non votare provvedimenti utili non a loro, ma all'intera collettività. Questo è il disegno e questo è il progetto politico. La prossima
Nel prossimo intervento un po' più breve, perché comunque mi interessa il suo punto di vista. Allora sentiamo Ferrara e torniamo qui. Ferrara. Dopo l'incontro Renzi-Berlusconi le ha scritto.